Un saluto a tutti, questo è il Sony Smart Channel e oggi facciamo un video acquisti del Toissimo. Toissimo che cos'è? Una fiera, una giornata a Roma presso l'Agenzia delle Entrate in via Aurelia per chi ci vuole andare oggi ma ormai non ci potete andare più. Ma sappiate che verso la fine del mese ce ne sarà un'altra nello stesso posto, quindi potrete andarci se volete. Che cos'è quindi una fiera del giocattolo vintage? Dove ci sono appunto una marea di giocattoli vintage e non, perché trovate anche roba attuale, non solo vecchia, e c'era un bordello di gente. Quindi passiamo subito ai video acquisti. Vi faccio vedere prima una che non c'entra niente, però che l'ho comprata ultimamente, quindi ce la ficchiamo dentro, tanto a noi non ci importa niente. Sto parlando della Hulkbuster della serie Infinity 3.0. Eccola qui, ve la faccio vedere un po' nel dettaglio se la camera lo mette a fuoco. Eccola qua. Questo ovviamente presa a GameStop. Per giocarci, mi raccomando, dovrete avere per forza Infinity 3.0, la nuova versione, quindi se no non ci giocate. Quindi, cosa abbiamo preso a Torissimo? Abbiamo preso a Torissimo questa, una super busta. Non guardate quello che c'è scritto sopra perché non ci azzecca assolutamente niente, me l'ha data il venditore. Ci muniamo del nostro taglierino e apriamo la scatola, il cartonato più che altro, per vedere quello che ci sta. Io direi di iniziare dall'ultimo acquisto, questa bustina di carta. Stavo andando via, sono passato vicino ad uno stand e mentre guardavo giocattoli vintage e quant'altro il mio sguardo si è soffermato su questo. Se non erro, questo dovrebbe essere, scusate la luce dà un po' fastidio, questo dovrebbe essere il Gashapon, se così si chiamano in Giappone, del Kamen Rider Gaim. In questo preciso, diciamo, stato è l'Orange State, l'Orange Arms. Eccola qua, è davvero carina, non l'ho pagata molto in realtà e se non mi fermavo a quello stand nemmeno la potevo comprare. Altro grande acquisto è questa splendida action figure della Banpresto, del Kamen Rider Agito, la Shining Form. Ecco qua, questa è eccezionale, veramente molto bella, non so quanto riesco a farvela vedere. Davvero stupenda, c'è una base ovviamente e la scatola non è nelle migliori condizioni. Per la stessa serie abbiamo Kamen Rider Yuki nella variante Survive, eccola qui. Ovviamente di queste cose faremo un unboxing per ognuna. Davvero molto molto dettagliati, eccoci qua. E comunque non li ho pagati molto. Poi ho fatto il carico di soft figure come quelle del Kiva. Difatti ho preso, eccola qua, la forma numero 2 di Kiva che dovrebbe essere la Garulu, se non erro, poi lo scriverò bene nell'unboxing. Eccola. Quindi soft figure Kamen Rider Kiva forma numero 2 Garulu. Eccola. Soft figure Kamen Rider Faiz, eccola. Sempre per la stessa serie. Questo è un bellissimo prodotto. Ne avevano anche una alta tipo così, 40 cm, però non l'ho presa perché volevo prendere più roba un po' più ristretta. Soft figure Kamen Rider Zeronos, eccolo. Nella variante classica, quindi la forma base. Eccola qua. Ancora soft figure. Sì. Questa soft figure Kamen Rider Deno. Questa ve la farò vedere nell'unboxing. Non ve la faccio vedere, vi faccio rosicare come pazzi.
bellissima, con questa scatola fatta con questi caratteri giapponesi, davvero molto bella. Questa la lascio per dopo. Coppia di soft figure per Kamen Rider Ryuki e il nemico, diciamo la sua copia nera, che vi dico la verità non so come si chiama, quindi purtroppo cadiamo male stavolta, più o meno. Questa è la più bella figure miniaturizzata che ho preso, a mio avviso è bellissima, nonostante magari il dettaglio non è massimo, e sto parlando di questa splendida versione del Kamen Rider Kuga. È tutta, è ovviamente la versione base, quindi quella rossa, ma i colori sono cromati, quindi il rosso è cromato, il giallo è cromato, l'oro è cromato, è tutto cromato. Mo non ve la riesco a far vedere benissimo, ma è qualcosa di stupendo. L'ultima della lista è della Banpresto, è una Ichiban Kuji, spero si dica così, ed è sempre un Kamen Rider Kiva. Eccolo qua, metto da quest'altro lato. È una figure ovviamente statica con base, molto molto bella, devo dire. E è praticamente il pezzo che magari mi è venuto un pochino di più, ma nemmeno tanto alla fin fine. Bene o male è lo stesso prezzo che si trova online. Questo ovviamente non è un acquisto di questo mese, ma come ho sempre detto è un acquisto numerato, quindi metterò il numero di che acquisto ho registrato e basta, perché non posso farlo come magari lo fanno tanti altri. Ci vediamo al prossimo video allora, ciao a tutti!